Bonnie Parker, un destino chiamato Clyde di Arianna Destito Maffeo Morellini, editore, fa parte di una collana a cura di Sara Rattaro e Anna Di Cagno che si chiama Femminile Singolare. Per non far torto a nessuno, non nominerò nessun altro di questi romanzi. Vi invito però ad andare a vedere su internet, ce ne sono moltissimi e devo dire che sono davvero, davvero belli. Allora, come ho deciso di affrontare questo romanzo? Beh, come se di romanzato non ci fosse nulla. Quindi io ho deciso di viverla come se fosse stata scritta da Bonnie. Bonnie è un personaggio davvero, davvero straordinario, quantomeno devo dire che io l'ho amata molto. E non ho voluto addentrarmi su ciò che è romanzato e che cosa no. Quello che è certo è che Arianna Destito, ovvero l'autrice di questo libro, ha una scrittura così naturale, così vera, così fluida e coinvolgente e visiva, come piace a me, beh, così tanto da, trasmettermi in alcuni capitoli l'angoscia di vivere della protagonista, rendendo addirittura a tratti dolorosa la lettura. Così come in altri momenti, al contrario, dove Bonnie è più tranquilla e serena, beh, mi sono ritrovata a gioire con lei e a sorridere con Bonnie e per Bonnie. Con le biografie romanzate c'è meno timore di rivelare rispetto a un giallo, ad esempio a un thriller, perché tendenzialmente le cose si sanno. E infatti ho deciso di fare delle letture che ritroverete leggendo il romanzo, quindi non leggerò l'incipit. Credo che sia una delle primissime volte nelle quali mi capita di non leggere durante la trasmissione romanzo in diretta l'incipit. Sarete poi voi a scoprire, leggendo il romanzo, i punti che io avrò deciso di leggere. La narrazione di questo romanzo segue il criterio per cui viene raccontata la vita di Bonnie negli anni dal 1927 al 1934 e seguono le riflessioni della madre in una lenta presa di coscienza di come era e come è diventata Bonnie nell'arco della sua vita. Il mese, l'anno nel quale troviamo le riflessioni della madre sono sempre maggio 1934, l'anno nel quale Bonnie e Clyde sono stati assassinati. Quindi abbiamo il percorso di Bonnie mentre lo sta vivendo e le riflessioni della madre, ricordando quel momento. Ricorda ad Arianna che può entrare in ogni momento per commentare, per fare quello che vuole. Chi è Bonnie Parker? Beh, è una ragazza, è una ragazza bella, irrequieta, con il sogno di diventare attrice, scrittrice, ma che di fatto non trova il lavoro nemmeno come cameriera. Io per Bonnie ho pensato ad alcuni aggettivi e l'ho definita caparbia, coraggiosa, bellissima, bugiarda, istintiva, sognatrice, fedele. Inizialmente volevo scrivere insicura, poi però, leggendo il romanzo, no, non sarebbe stato azzeccato questo aggettivo. Invece, cosa ho trovato vero, secondo me, è infantile. Infantile intanto perché è giovanissima e quindi ci sta, ma soprattutto infantile per quanto riguarda l'amore. Questo amore, lei desiderava questo amore che la travolgesse, che la portasse via, anche un po' la portasse via dalla sua realtà, che non le bastava, no? E che cosa succede? Bonnie si sposa a 16 anni, ma prima, scusatemi, prima di parlare di Bonnie, vi voglio fare un cenno anche della madre, perché come vi dicevo io salterò esattamente come nel romanzo da Bonnie alla mamma, dalla mamma a Bonnie. Quindi chi è Emma? Anzi, Emma, oltre ad essere la madre di Bonnie, è una donna, ma è
una madre. Quindi per lei io ho scelto il termine, gli aggettivi di protettiva, ingenua perché spera sempre di riuscire a convincere la figlia a cambiare vita, cocciuta, buona, e ho volutamente ripetuto madre perché si sa che le madri per le figlie farebbero qualsiasi cosa, no? E quindi lei non sarà un'eccezione. Allora, Bonnie si sposa a 16 anni con un uomo che, Roy, che presto la trascurerà e lei soffrirà molto per ciò. Quest'uomo sparisce per mesi, lei scrive testuali sul suo diario: "Non voglio farla tragica, ma mio marito dov'è? Non ho ancora avuto nessuna notizia, sembra scomparso anche questa volta, la terza in un anno." Devo dire che Arianna è riuscita a entrare dentro questo personaggio, dentro questa donna, questa adolescente, appena dopo l'adolescenza, in un modo meraviglioso. Si trasforma praticamente in questa sedicenne frustrata, angosciata, infelice. Dice: "La mia anima è come una casa diroccata che rischia di cadere a pezzi da un momento all'altro." Arianna ci racconta di questa ragazza con tanti sogni, con un'unica amica con la quale tentare di annientare la solitudine e l'insoddisfazione. Si riempie gli occhi di film, ad esempio La Corriera con Ken Mainari, In una notte d'amore con Vilma Banchi e Ronald Colman, Paura di amare con Clive Brook e Florence Vidor, per citarne alcuni, ma nel romanzo ce ne sono tantissimi. Dice: "Delle volte mi fermo al doppio spettacolo e lo rivedo dall'inizio. Cerco di ritrovare nello schermo qualcosa di mio, nella trama di un sogno. Finito il sogno, torno a casa, di nuovo alla stessa vita di sempre." E ancora, pensavo che sposarsi significasse colmare solitudini. Invece mi ritrovo senza amore. Ha tantissimi ragazzi intorno, ma lei non importa di niente di nessuno perché c'era sempre Roy nella sua testa, era sempre Roy nei diari e non manca di nominarlo sempre, dove sarà, che cosa starà facendo. Poi, un giorno, accade questo. Clarence apre. Lo sento parlottare con un uomo, poi ridere di gusto. Mi incuriosisce questa novità, la voglia di allegria, nonostante tutto. Mi piace vedere la gente sorridere, anche quando tutto intorno cade a pezzi. Non faccio in tempo a versare la cioccolata nella tazza, che sulla soglia della cucina appare lui. Completo grigio, capelli tagliati di fresco, corti ai lati e un ciuffo tenuto in ordine da una parte. Un profumo orientale e la sensazione che qualcosa stia per travolgere il mio destino come una tempesta di polvere. Si presenta, si abbassa il cappello, si aggiusta il ciuffo di capelli neri lucenti e mi sorride. Sono già sua. Sono Clyde. Mi porge la mano, la stringe e i suoi occhi continuano a sorridere. La sua mano, sebbene sia gelata, riesce subito a scaldarmi. È lì. In quel momento, in una casa modesta, in un luogo seminato di baracche e di miseria, accade qualcosa. Restiamo così a parlare d'altro, ma continuare a guardarci, interrogarci, lasciarci travolgere. Le parole dicono frasi che rotolano nelle convenevoli amenità della vita, ma quella mano nella mia ha aperto un varco, una connessione con una parte segreta nascosta nella mia anima. E anche così per lui. Lo sento, mi fissa con i suoi occhi vivaci e penetranti. Entro in cucina e fingo di guardare dalla finestra solo per vedere che aspetto ha il mio viso riflesso nel vetro. Mi aggiusto con un gesto veloce i capelli ribelli. Non faccio in tempo e mi ritrovo dietro Clyde, che con la scusa di prendere un bicchiere d'acqua si avvicina con la disinvoltura di chi sembra conoscerti da sempre. Vivi qui? Non ti avevo mai visto prima. Sì, beh, no. Sì o no? No, intendo non qui in cucina, almeno, provo a dire.
stirando un sorriso e prendendo tempo perché il cuore non mi lascia sentire nulla, tanto strepita. Lui ride. Per fortuna, penso. Per ora aiuto Edith, sai, con il braccio in quelle condizioni. Sì, capisco, mi dice lui, che continua a fissarmi. Restiamo un attimo in silenzio, a guardarci. Tutto intorno non c'è più niente. Non mi accorgo della presenza di nessuno. Mi sento come investita da un treno in corsa. Clarence è stupito perché parla e le sue parole restano sospese nel vuoto. Non lo ascoltiamo più, neppure fingiamo di udire cosa dice. Edith è rimasta nel soggiorno. Facciamo una cioccolata calda? Domanda. Solo così cattura la nostra attenzione. Non rinuncio mai a una cioccolata calda, dice Clyde, parlando a Clarence e guardando me. Anzi, la faccio io come piace a me, ok? Annuisco e gli do una mano. Lui indossa un grembiule per non sporcarsi, prepara tutto con estrema cura e inizia a girare nel pentolino sul fornello latte e cacao, che a poco si addensano a formare una calda crema. Lo aiuto a versare la cioccolata nelle tazze che ho preparato, ma mi accorgo che il mio corpo ormai va per conto suo, non riesco a controllarlo, vibra dall'emozione, sono incredula. Perché non mi era mai successa una cosa così. Faccio per porgere la tazza all'ospite, colma fino all'orlo, e per poco non la rovescio per terra, da quanto mi tremano le mani. Quest'uomo ha qualcosa di ipnotico. Sprigiona un'energia che mi sconvolge, mi fa sentire fottuta. In un attimo. Di nuovo, la sua mano mi sfiora per afferrare la tazza che sta per cadere. Sorrido. Non posso fare altro. Cazzo, Bonnie, ma che stai facendo? Penso tra me. Ricomponiti. Cerco di prendere uno strofinaccio per pulire un po' di cioccolata versata e lui mi segue con la tazza. Inizio a pulirmi il vestito che si è macchiato sul davanti. Lui sembra del tutto a suo agio. Si muove sicuro, rabbocca la tazza con il cioccolato avanzato ancora caldo sui fornelli. Sento che devo dirgli qualcosa. Quel silenzio mi sembra pesante. Devo simulare un po' di normalità, altrimenti penserà che sia stupida. E tu? Sei della zona? Sì, abito qui vicino, ma sono spesso in giro. Ah, capisco, lavori fuori? Sì, anche. Ho cambiato lavoro più volte, mi imbarca meno come posso in questi tempi. Annuisco. Non riesco ad andare oltre nella conversazione, mi sento bloccata, il respiro è accelerato, non sono la solita Bonnie, lo ascolto e parlo poco per non sbagliare. Accendo una sigaretta. Vuoi? Me ne offre una e io l'afferro, ma mi tremano ancora le mani, non riesco proprio a tenerle ferme. Mi affretto ad appoggiarla sul portacenere per mascherare l'imbarazzo, ma non faccio in tempo. Lui si avvicina con un fiammifero acceso. Porto la sigaretta alle labbra, per quello che posso. La mano, le dita, la sigaretta vanno per conto loro. I miei occhi vorrebbero nascondersi. Lui se ne accorge, mi sorride. Che dici? Beviamo prima la cioccolata? Mi salva. Da me stessa. Da quell'improvvisa tempesta che mi ha rapito e che ancora non mi so spiegare. Trascorriamo la serata così, in allegria. Quando esce e se ne va. Si sente subito la casa vuota, d'improvviso. È buffo. Fino ad oggi ogni momento era uguale all'altro, in colore, in sapore. Ora un sapore lo ha. Quello di un giovane uomo che spero ritorni presto a trovarmi. Mi addormento con questo pensiero, dopo aver aiutato Edith a coricarsi con una camomilla e un po' di laudano per non sentire il dolore al braccio. Buonanotte, Edith, a domani. Buonanotte, Bonnie. Wow, gli incontri, quegli incontri che ti lasciano senza fiato, quei coup de foudre, quei colpi di fulmine, per cui davvero ti senti un po' sciocca, no? Ti sembra di non riesci a parlare, non riesci ad esprimerti, tremi, vorresti far finta di niente ma non ce la fai. E l'altro se ne accorge perché magari è più scafato di te o perché magari ha un carattere diverso. E allora
non si prende gioco di te, ma capisce che tu, come dice lei, sono già sua. Cominciamo così. Intanto vediamo che ha scritto l'autrice. Grazie Lucia, hai colto esattamente il punto. Madre e figlia in un gioco di specchi, di contrasti, di amore e contraddizioni. Un rapporto conflittuale ma intenso, un rapporto senza tempo. Già, è decisamente così. E infatti vado a leggere immediatamente quello che la madre ricorda di quel giorno. Emma, quando bussai alla porta della casa di West Dallas, mia aprì Bonnie. Capì da subito che aveva una luce e un'energia insolite. Non era mai stata brava a dissimulare le emozioni. Potevo leggere il suo volto come la pagina del diario che teneva gelosamente custodito nel cassetto della scrivania, davanti alla finestra della sua camera. Qualcosa era successo. Sembrava danzare, volteggiare su se stessa mentre camminava mostrandomi la casa. Stava lì da qualche giorno per aiutare la sua amica che si era rotta un braccio. Cercare lavoro era diventato estenuante, si era rassegnata a sentirsi dire dei no. Alla fine aveva deciso di arrangiarsi come poteva. Per questo ora si trovava in quella casa non sua, in un quartiere che non era il nostro. Le cose accadono. Gli inizi sono sempre casuali. Quel giorno la mia bambina era bellissima, come una giovane ragazza texana di 19 anni, con i riccioli d'oro e le labbra rosse a cuore. Il colletto bianco del vestito blu, notte, le illuminava ancora di più il volto. La osservavo senza farmi scoprire mentre parlava fitto fitto, quanto era diventata bella e fiera. Continuava a raccontare come occupava le giornate nella nuova abitazione. Ma da quando era diventata così grande? Era proprio lei, la stessa bambina con l'argento vivo addosso che da piccola mi faceva dannare. Mamma, mi ascolti? Certo che l'ascoltavo, ma era come se guardassi un film in un'altra lingua. La vedevo e sentivo le sue vibrazioni, cercavo di capire chi avessi davanti. Da quando la mia bambina era diventata una donna? Accudiva l'amica, l'accompagnava per la casa, faceva sedere comoda sulla poltrona, mentre si assicurava che avesse un bicchiere d'acqua sul tavolino e la scatola con le aspirine per attenuare il dolore al braccio. Vederla così attenta per gli altri mi procurava una sorta di orgoglio, perché con tutto quello che avevo passato, mi sembrava di aver fatto un buon lavoro e di averlo fatto quasi tutto da sola, aiutata solo in parte da mia madre. Quanto sarebbe stato orgoglioso suo padre di vederla così. Dopo la morte improvvisa di mio marito, la nostra vita era stata stravolta. Da Rovena, una ridente cittadina della contea di Runnels, al sobborgo industriale di Dallas chiamato Seven City, nella piccola fattoria dei miei genitori. Che beffa il destino quando ti rispedisce al punto di partenza. Da una condizione di agio mi ero ritrovata improvvisamente senza un dollaro, senza un marito e con tre figli da mantenere. Se mi guardo indietro, mi domando, ma come ci sono riuscita? Semplice, non avevo tempo per pensare, andavo avanti e basta. Quando ti trovi in certe situazioni, non puoi fare altro che lottare per sopravvivere. Mamma, vuoi un po' di cioccolata calda? Era luminosa e io pensavo fosse perché era contenta di vedermi, era molto legata a me. Da sempre, fin da piccolina, mi sistemava la camera quando uscivo presto al mattino per andare in fabbrica e metteva in ordine i vestiti che la sera avevo lasciato sulla poltrona, accarezzandoli come se fossero vivi e potessero parlare. Me lo diceva sempre mia madre che la controllava a distanza. Era ancora lei? La stessa bambina che a scuola si pestava con i maschi e che non ne faceva passare una a chi cercava di approfittare di lei. Sorridevo da sola a pensarci. La osservavo nel suo fare frenetico, nel suo aggiustarsi i capelli tra una parola e l'altra. Era curata, truccata. I capelli, scusate, con il rossetto steso a cuore sulle labbra, mi metteva allegria. I tempi cupi in cui soffriva per Roy, un marito inesistente, sembravano passati. Di comune accordo avevano deciso di lasciarsi. Non avevano ancora divorziato, lei non era interessata alla forma. Prima o poi divorzieremo, ripeteva, ma si capiva che non le importava.
Qualcosa era successo. Mi fece accomodare in cucina, io lo vidi lì per la prima volta. Era un ragazzo, solo un ragazzo, seduto su uno sgabello di legno. Indossava un grande grembiule bianco da cuoco mentre preparava una cioccolata calda. Mamma, ti presento Clyde, mi disse, quasi trattenendo il fiato mentre appoggiava la mano al suo braccio. Bonnie aveva uno sguardo e un sorriso che non dimenticherò mai, che forse non avevo mai visto prima. Di certo era diverso. Capii subito che i suoi occhi erano una vetrina su un nuovo amore. Capii subito che era un amore diverso da quello per Roy. Che i 20 anni della mia bambina non erano solo una data su un certificato, ma fissavano ben netta una linea di confine. Qualcosa era cambiato. Non sapevo ancora quanto sarebbe costato quel cambiamento. Ecco, questo è l'inizio, no? E quindi è questa madre che vede questa figlia. Non ve lo racconto, meglio di Arianna non lo può raccontare nessuno, quindi non voglio ripetermi, però tornando al discorso dell'importanza della mamma, no? Quindi questa donna che effettivamente non ha avuto una vita facile, è chiaro che vedendo una figlia così responsabile, soprattutto dopo averla vista completamente in balia di questo amore per Roy, evidentemente non troppo corrisposto. Quindi si ritrova questa figlia in piena 19enne, felice, insomma, che aiuta gli altri. È chiaro che porta inevitabilmente una madre a essere super felice, no? Quindi, a parte Valentina Meana che mi sta distruggendo di messaggi, ti vedo, Vale, ti vedo, perché Valentina l'ha letto, l'ha già recensito e quindi lo sa meglio di me. Vediamo se c'è qualcun altro che ha piacere di. Tanto, ciao Vale, intanto è arrivata l'autrice Valeria Corciolani. E Valentina scrive un romanzo tra i migliori di quest'anno, quindi devo dire che Arianna Valentina ha adorato. Fai complimenti a tutte e due. Romina Abbondanza sta guardando, se sei ancora qui, ciao. Cristiana Mantovani, ciao, ben arrivata. Allora, vediamo se Arianna deve dirci qualche cosa. Intanto io vi dico che felicità contagiosa, quando una madre vede le proprie figlie felici, di conseguenza la felicità dei figli è contagiosa, no? Quindi vede questa ragazza completamente affascinata da quest'uomo e tra l'altro sarà così per tutta la vita, quindi un amore pazzesco. Però a un certo punto succede qualcosa. E ve lo racconto. I due si frequentano da un mesetto, direi. Controllo per sicurezza. Sì, decisamente sì. Romanzo intenso e bellissimo. E tu luci come sempre, sai regalare la voce perfetta. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Valeria, la prima a presentare Bonnie. È vero, eravamo tutte e tre insieme. Che cosa succede? C'è questo momento magico, ma si sa che la magia non può durare a lungo, quasi mai. E infatti, Bonnie, febbraio 1930. Sono tornata a casa. Edith sta meglio e riesce a farsi aiutare da suo fratello. Siamo d'accordo che ogni tanto andrò a trovarla e aiutarla. Per ora sono di nuovo tra le rassicuranti mura di casa mia. È sera, stiamo per prepararci per la notte quando sentiamo suonare. Buster apre la porta e fa accomodare Clyde. Mi chiama con aria un po' svogliata, senza distogliere lo sguardo sbieco da lui. Mio fratello è sempre stato così, duro nel giudicare i ragazzi che mi ronzano attorno. A quell'aria indagatrice che farebbe scappare un santo. Sono passato a salutarti, domani parto, fa Clyde. Ed è come se una ventata gelida mi attraversasse lasciandomi di ghiaccio. Davvero? Sì, per lavoro, ma torno presto. Certo, gli rispondo.
Non riesco a nascondere la delusione e allo stesso tempo non voglio staccare lo sguardo da lui, dai suoi occhi. È come se un campo magnetico ci imprigionasse ogni volta che siamo insieme, una bolla che fa scomparire tutto il resto. Lui mi tiene la mano mentre mi dice che deve andare, sento che non è una scusa, sento che vorrebbe stare con me. Non so più quanto tempo sia trascorso, 10 minuti, un'ora, due, deve essere tardi. Mia madre a un certo punto si avvicina e rivolta a Clyde indica il divano. È piuttosto tardi, se vuoi puoi fermarti a dormire. Domani devo alzarmi presto per andare al lavoro. Grazie, signora Parker, ma... Sì, Clyde, puoi fermarti a ripartire domattina. Va bene, ragazzi, decido io. Vado a prendere lenzuola, coperte, cuscino. Tu portami un pigiama dei tuoi, dice la mamma rivolta a Fred, il marito di Billy. Non vorrei che domattina fossimo ancora qui a discutere, Romeo e Giulietta. Ehi, Romeo e Giulietta mica fanno una bella fine, incalza Clyde. Già, quindi è meglio se dai retta alla mamma e ti fermi qui. Ridiamo tutti. Io e Clyde continuiamo a guardarci senza mollarci un attimo. È questo l'amore? Sentirsi beatamente stupidi? Con questo pensiero mi corico in camera mia. Si può essere più felici di così? In una sorta di stato di trance sento suonare alla porta. Un vago e lontano suono di voci sommesse, di vaghi rumori di porte che si aprono, passi, trambusto. Arriva la voce di mia madre, più alta del solito, a sorpresa. Ma cosa sta succedendo? Due agenti si avvicinano senza tante storie a Clyde che si sta vestendo sul divano. Forza, fai fretta e andiamo, fanno per mettergli le manette. Come faccio a vestirmi se mi mettete queste? Chiede mostrando i polsi. Avanti, sbrigati! Incrocio lo sguardo di Clyde che aggancia i miei occhi e non li lascia più. È come se chiedesse aiuto senza parlare. Mi sembra tutto così assurdo. Sento lo stomaco rivoltarsi, le gambe tremare. Mi sono addormentata con un amore nel cuore e mi sveglio con qualcuno che me lo vuole strappare, il cuore, l'amore, tutta la vita, senza tanti complimenti, senza anestesia. Potrei morire in questo momento con le carni lacerate, senza Clyde. Mia madre è esterrefatta. Parla con gli agenti. Ma cosa ha fatto? Un bravo ragazzo, signora. Forse le mancano un po' di tasselli. È sicura di conoscerlo? Beh, cosa può aver fatto? È ricercato almeno in una dozzina di città. Ma dove lo portate? Per ora alla prigione di Dallas. Non riesco a sentire ragioni. Sta capitando tutto così in fretta. Non capisco. Stai tranquilla, tesoro. Andrà tutto bene. Ci vediamo presto, dice Clyde. Sì, presto. Fa una smorfia alla gente che lo strattona verso l'uscita. Parte, ammanettato fra due poliziotti. È successo tutto in un lampo, la casa è di nuovo vuota. Resta solo il silenzio dopo. Mi lascio andare su una sedia. Non so cosa sia accaduto. E perché? E perché? E qui comincia il vero tormento. E questa madre che non se ne fa una ragione, non riesce a sopportare il dolore della figlia. E allora vi racconto che cosa dice. Intanto, mentre iniziava la mia giornata di lavoro, avevo una lama nel cuore a vedere mia figlia così sofferente. Avrei dovuto fare qualcosa, avrei voluto trasferire il suo dolore su di me, assorbirlo come fa una spugna con l'acqua. Lo avrei portato sulle mie spalle e avrei risparmiato la sua vita. Come quando siamo rimasti soli dopo la morte di Charles, mio marito. Mi sono accollata all'orrore di tutti e ho cercato di parare il colpo per mutare la vita perfetta di Rowena nella vita improbabile di Seven City. Ma non funziona così. Non si possono preservare i figli dal dolore. Le avrei detto che ci sarebbe stato il modo di superare anche questo momento, che non sarebbe mai stata sola, ma di fatto lo era. Anche mia presenza era dannatamente sola e non potevo mentirle. Io lavoravo in fabbrica mentre lei non riusciva a staccarsi dalla sua sofferenza. Avrei voluto dirle: no, bambina mia, non puoi rimanere con Clyde. Lui è in prigione, stare con Clyde equivale ad essere sola. Avrei dovuto insistere, parlarle e restarle vicine, invece non ho saputo fare altro che rimanere inerte a guardare. Nei giorni successivi andò a trovarlo in carcere.
Aveva difficoltà a entrare perché non era una parente, ma aveva trovato il modo di farsi ascoltare. Quando si metteva in testa una cosa, superava ogni ostacolo. Io la lasciavo fare. Lei non parlava altro che di Clyde. Sembrava fosse ossessionata da lui. Sembrava che nella sua testa ci fosse spazio solo per Clyde Barrow. Non c'era posto per altro al mondo. Bonnie trascorreva le giornate a scrivere lunghissime lettere. Si interessava della sua sorte, domandava a tutti se ci fossero possibilità che lo scagionassero in qualche modo. Fu trasferita a Waco nella prigione di Huntsville. Clyde confessò il furto di un'auto e altre cosette. Gli diedero 2 anni. Il problema era che per altri furti del genere avrebbe dovuto scontarne circa 14. Mi tremavano le gambe a immaginare la vita di mia figlia. Ma cosa potevo fare? Sembrava non sentire ragioni. Provavo insieme rabbia e pena per quella che era mia figlia, ma che cominciavo a non riconoscere più. Dovevo fare qualcosa, ma cosa? Decisi di lasciarla stare. Non potevo mettermi contro di lei, le sarebbe passata, ne ero certa. Come era finita con Roy, sarebbe finita anche con Clyde. Avrebbe capito che era solo un bandito, avrebbe ringraziato il cielo una volta chiusa la storia. In fondo si conoscevano solo da un mese, non poteva durare. Sì, doveva per forza andare così. Del resto non avevo altra scelta. Se le avessi proibito di vederlo, lei avrebbe fatto esattamente il contrario. In quei giorni frequentava assiduamente la famiglia Barrow, soprattutto la madre di Clyde. Usciva dalla nostra famiglia per cercarne un'altra. Avevo l'impressione che lo cercasse dove non poteva trovarlo, forse era un modo per sentirsi più vicina a lui. La verità era che si stava perdendo e io non sapevo come salvarla. Quando all'inizio vi ho detto la scrittura di Arianna riesce a farti sentire il dolore mentre leggi, vi crea o no questa sensazione o sono solo io? A parte Valentina, che soffro certo che questa cosa l'ha vissuta. Ditemi un po' che cosa ne pensate, perché non state commentando, io ho bisogno, perché almeno respiro anche un attimo. Le mamme capiscono sempre tutto. Romanzo intenso, ah, quella di Vale che l'ho letto, interessante anche l'extended book di questo libro. Valentina, grazie. Attendevo con ansia questa diretta. Bonnie è una sofferente, non aveva avuto nulla e Clyde era un amore tutto suo. Sì. In effetti sì. Prima di continuare, bevo un bicchiere d'acqua e aspetto che qualcuno commenti qualcosa. Possibile che siate così silenziosi? Grande Lucia, riesce a interpretare l'inquietudine di entrambe in maniera unica. Grazie, Arianna. Siamo qui. Ah, mamma mia, e siamo solo all'inizio perché dovete sapere che Bonnie aveva questo diario che custodiva nel suo cassetto e devo dire che davvero scriveva tutto su questo diario, scriveva tutto fino a che Clyde va in prigione e allora tutto quello che lei fino a quel momento aveva scritto sul diario comincia a scrivere in un modo diverso, ovvero lettere, lettere per Clyde dal carcere. E adesso ve ne leggo una parte. 14 febbraio 1930. Come sta il mio tesoro? Sto immaginando il momento esatto in cui ti rivedrò. Sarà come sempre la gioia più grande, il tormento più cupo, perché è così crudele il tempo che sfrecia inesorabile. E già devo lasciarti andare. L'altro giorno mi sono accostata al marciapiede, non riuscivo a guidare, le lacrime mi scendevano, avevo il mascara sulle guance. Si sono avvicinati due poliziotti, ho dovuto dire che non mi sentivo bene. Pensa, volevano accompagnarmi a casa. È contro natura doverti lasciare, ogni volta. Quindi appena torno a casa riprendo a scriverti, solo così mi sento in una terra di confine solo nostra. Solo con una penna e un foglio di carta. Sono proprio una lagna. Non riesco a rendere interessante questa lettera. Sembro una di quelle donnette nevrotiche che detesto. Ora è mezzanotte.
Qui ti salutano tutti e ti augurano buona fortuna. Ti pensiamo tutto il tempo. O almeno io ti penso e costringo gli arti a apprezzarti, parlando continuamente di te. Ti amo, la tua piccola Bonnie. E subito dopo c'è un trafiletto così di Emma che ti strazia e io ve lo leggo. Vero? Prima di mentire a me, credo che Bonnie mentisse a se stessa. Cosa cercava? Quali colpe doveva scontare? Osservavo la sua giovinezza scorrere nell'indifferenza e nell'apatia di una donna senza più speranza, come una vecchia rassegnata. Come se avesse abdicato alla parte più bella della vita e si fosse ritrovata già alla fine dell'esistenza. Aveva 20 anni e mi sembrava ne avesse 50. Cosa cercava Bonnie? Il tormento di questa madre ti porta all'esasperazione, cioè ti viene voglia di entrare nel libro, andare a prendere Bonnie e lasciarla lì, legarla in casa pur di non far soffrire così questa madre, perché tra l'altro Bonnie, come si è detto prima, è attaccatissima a sua mamma. Nei momenti delle scorribande dove rapinavano banche, dove ne hanno fatte di ogni, ma sapete la storia, non mi soffermo su quello che già si sa, c'era sempre un momento nel quale Bonnie aveva l'esigenza di tornare a casa, perché intanto e tant'è la necessità di tornare a casa ce l'aveva sempre, nonostante sapesse quanto poteva far soffrire questa donna, nonostante le bugie che le raccontava, tant'è, doveva sempre tornare da lei. Andiamo avanti. E qui cominciamo ad avere la consapevolezza. La madre parte. Qui c'è proprio un momento delicatissimo nel quale questa donna si sente in colpa, fondamentalmente. Si sente in colpa per non aver capito prima, per non aver fatto nulla prima, e quindi dice: credevo di conoscerla mia figlia, ma quella giovane donna che viveva in casa mia si stava pian piano trasformando in un'altra persona e io non volevo vedere. Certo, la osservavo mentre si chiudeva nella sua stanza, china a scrivere lettere su lettere. E io non mi capacitavo della sua dedizione per un uomo che alla fine nemmeno conosceva bene. Ma Bonnie ha sempre avuto il gusto alla drammaticità. Mi dicevo che sarebbe stato solo un passaggio nella sua vita, un momento, poi sarebbe tornata la mia Bonnie di sempre. Era un pensiero fisso. Ogni volta che cercavo di dirle qualcosa, lei mi sembrava distratta, con lo sguardo rivolto altrove. Se solo avessi saputo prima, se solo lo avessi saputo, avrei impedito con tutte le mie forze che lei continuasse a distruggersi e a distruggere la nostra famiglia. L'avrei spedita lontano, avrei adoperato ogni mezzo per separarla dal bandito, mi sarei resa la madre più scomoda e antipatica sulla faccia della terra. Ma non lo sapevo, non lo immaginavo. Forse non lo vedevo e non volevo vederlo. Ma nessuno a quei tempi pensava che Bonnie avesse avuto un ruolo nell'evasione di Clyde, figuriamoci se ne ero a conoscenza io. Lui le mandò un telegramma dove le diceva che l'amava, che tutto andava bene e se poteva avvisare la sua famiglia. La fuga durò poco. Furono catturati di nuovo il 18 marzo. Ora Clyde Barrow avrebbe dovuto scontare l'intera condanna a 14 anni. Come sempre accade, la vita va avanti, nonostante tutto. Bonnie, dopo un periodo a scrivere lettere, iniziò lentamente ad allontanarsi da Clyde. Riuscì persino a parlarne di meno. E verso i primi mesi del 1931 iniziò a frequentare un altro ragazzo, Tom. Sembrava che tutto fosse tornato come prima. Ero segretamente felice di questo, ma durò poco. Una domenica come tante, era forse il mese di marzo del 1932, sentimmo suonare alla porta. Era apparso davanti a noi, maestoso, nonostante la statura, con la sua solita aria scanzonata e sicura, appoggiato su delle stampelle.
Era elegante, indossava un cappotto grigio antracite e sotto aveva un completo dal taglio sartoriale. Si vedeva che si era appena rifatto il guardaroba e ci teneva a mostrarlo. Bonnie si alzò dalla sedia di scatto, lasciò cadere la bottiglia di Coca-Cola sul tappeto come se avesse visto uno spettro tornare dall'altro mondo. Si precipitò da Clyde, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Era bastato un attimo perché la nostra vita tornasse indietro di un anno. Sembrava che non ci fossimo spostati di una sola casella al gioco di incastri della vita. Si abbracciarono e a poco prendeva forma quella sorta di magnetismo che si sprigionava quando erano insieme nella stessa stanza. Tutti noi, imbarazzati e satelliti intorno alle loro vite, eravamo di troppo, pur essendo a casa nostra. Loro due insieme sembravano impossessarsi di ogni cosa, della vita di chi li girava intorno senza volerlo. A dirla tutta, erano gli altri che quasi abdicavano di fronte alla forza dirompente del loro amore. Tom lo capì. In silenzio prese la porta e se ne andò, inghiottito dalla polvere delle strade di Seven City e dalla sera che stava per calare sulle nostre vite. Clyde, devo parlarti. Gli feci cenno di seguirmi in cucina. Lui mi seguì arrancando con le stampelle. Cos'è successo con quelle? Un incidente al piede. È vero quello che si dice? Che ti sei fatto tagliare due dita del piede per non andare ai lavori forzati? Signora Parker, no, non è andata proprio così. Anche perché sembra che tua madre abbia chiesto la grazia. Ne eri a conoscenza, vero? Beh, sì. Dunque, sei stato miracolato, non è vero? Dove vuole arrivare, signora Parker? Voglio sapere cosa pensi di fare con mia figlia. Signora Parker, voglio stare alla larga dai guai. Non sarà facile qui a Dallas, ma ce la farò. Ci tengo a Bonnie e lo dimostrerò. Molti bravi ragazzi si sono cacciati nei guai di questi tempi. C'è miseria, coltivare i campi è dura, ma si può sempre stare attenti e rimediare. Io non vi ostacolerò. Se vi amate, se volete stare insieme, ma devi rigare dritto. Ci siamo capiti? Mentre parlavo, mi rendevo conto che non avevo alcun potere su di lui. Nessuno lo aveva. Fissavo il vuoto scoppiettante del camino in una normale domenica in famiglia, mentre nella mia cucina c'era mia figlia con un bandito che mi prometteva che si sarebbe comportato da educanda. Il fuoco brillava, cercava di mitigare il freddo improvviso che mi era piombato addosso. E fu di nuovo il buio. Wow! Bonnie. I momenti così tanto desiderati possono trasformarsi in una tempesta emotiva, di quelle che ti schiacciano, ti annientano, ti paralizzano l'uso delle gambe, ti bloccano al suolo, immobile, senza forza, oppure possono attraversarti senza lasciare traccia, perché sono lì, a portata di mano, in colori e in sapori così vivi, palpabili, che non ti resta che allungare un passo ed entrarci dentro con naturalezza. Che ora abbiamo fatto? Abbiamo ancora 20 minuti perché ho ancora un po' di cose da raccontarvi. Intanto vado a vedere qualche messaggio che ho visto arrivare. Ah, Roberta, ciao! Vederti è ancora meglio che sentirti in audiolibro. Eh sì, in presenza si riesce a essere un po' più recitanti. Lucia rende tutto magico, grazie Simona. Sì, Lucia, è così, la stupidità dell'adolescenza e di certi amori assurdi, certe ossessioni. Amore vero? Dipendenza affettiva? Chissà. Eh già. Complimenti all'autrice Lucia, tu sei unica. Grazie Simo. Un dolore, una passione che arriva, già. Sto guardando. Tantissima roba, scrive la Vale. Doveva essere elegantissimo. Ci teneva molto, soprattutto doveva avere un fascino istrionico. È arrivata anche Cristiana Melli, ciao Cri. Allora, che cosa vi leggo adesso? Ah sì, ho due cose bellissime da leggervi. Intanto vi leggo un momento nel quale Bonnie e Clyde in fuga, perché sapete che poi alla fine sono stati in fuga finché non sono stati ingannati e di conseguenza sono stati uccisi, ma hanno vissuto sempre insieme
sempre amandosi moltissimo, e c'è stato un momento magico, un momento nel quale si sono goduti una serata come se fossero una coppia qualunque. Vado a prendere il pezzo. Sono a Kansas City. Davanti a noi si spalanca un grande locale con bancone, i tavoli e tutto il resto. Sono incantata dalla cura dei particolari, impensabile in un posto così. Il pavimento di legno, un divanetto rivestito di velluto verde smeraldo, poltroncine di camoscio color tortora, sedie semplici. Davanti al bancone del bar, sgabelli rivestiti di imbottiture fatte di pelle. È un vero e proprio locale sotterraneo, nascosto e molto elegante, illuminato da luci suffuse. Donne vestite all'ultima moda, fumo e un bar fornito di bottiglie di ogni tipo, alcol a fiumi. Che posto è questo, Clyde? È uno speakeasy, tesoro. Belle donne, spaccio clandestino di alcolici. Il locale appartiene ai ragazzi di un boss della zona, qui dovremmo essere al sicuro. Passo attraverso una nuvola di fumo e le note di un'orchestrina che intona una musica jazz, quella che oggi va per la maggiore. Mi faccio versare un bicchiere di whisky e mi sembra che il mondo non sia mai stato così bello. Potrei anche morire ora, tra l'allegria della band di negri che suona il cla e Clyde che tiene lo sguardo incollato su di me. Ma ve la rileggo questa perché è troppo bella. Potrei anche morire ora. Tra l'allegria della band di negri che suona e Clyde che tiene lo sguardo incollato su di me. Chiudo gli occhi e li riapro per accertarmi che non sto sognando. È tutto reale. Questa serata voglio fissarla nella mente. Clyde picchietta con le dita delle mani sul tavolo. Segue la musica dell'orchestra. La sala si infiamma, qualcuno balla, noi teniamo il ritmo. È tutto perfetto. Non c'è niente che possa farmi del male in questo momento. Mi sento al sicuro tra queste pareti di mattoncini, in questa cupola che puzza di fumo e di alcol. È tutto lontano. La fuga, il dolore. Abbiamo lasciato tutti gli affanni appesi al guardaroba. Siamo solo anime nude. Meraviglioso. Meraviglioso. Ma anche le coppie più innamorate litigano. E qui torniamo all'inizio, torniamo alle ragioni per le quali io non ho voluto definire Bonnie insicura. Ascoltate. Hanno un piccolo momento di serenità e lei dice: cerco di non pensarci, prova a preparare la bevanda preferita di Clyde, la cioccolata calda. In verità non è proprio calda, la faccio con quello che ho, il latte condensato e il cacao mescolati insieme. E mentre la mia mano sbatte forte il dolce intruglio per amalgamarlo al meglio, fingo di distrarmi, ma il mio sguardo finisce sempre lì, su di lui che passa da una pistola all'altra. E al poi Browning, fregandoli, sfregandoli con il panno in maniera quasi ossessiva. Gli passo la cioccolata o quello che ne è venuto fuori. Lui la prende, la scruta, come se ci cercasse qualcosa dentro, poi attacca a ridere sguaiatamente. E questa cosa sarebbe? Fa con aria di sufficienza. E dov'è la meringa? È la panna montata? Va in cucina con la tazza in mano. Quando torna, lancia un'occhiata al Bulova placcato oro comprato a Kansas City. E ci ordina di salire in macchina, che è ora di andare. Montiamo, ognuno è al suo posto, io al suo fianco. Sento qualcosa che mi sale dallo stomaco e le mani e le labbra e la voce che tremano. Stringo i pugni. Hai buttato la cioccolata che ti ho preparato? Di cosa parli? Ti ho visto, non l'hai bevuta. Ma vuoi scherzare? Secondo te butto via le nostre provviste? Lo hai fatto, non negare. Sei davvero uno stronzo.
Ma sei idiota? Chiudi il becco! Alza la voce, sembra isterico, non capisco. Ferma subito la macchina e fammi scendere, gli intimo. Ma dove vuoi andare? Sorride con sarcasmo. A Dallas, a casa mia, da mia madre. E come ci vai? Sentiamo. Quel tono da bulletto miserabile mi dà sui nervi, ancora di più. Non ti preoccupare, ci arrivo a costo di fare l'autostop. Accosta e spegne il motore. D'accordo, scendi, ti accontento. Prova a sfidarmi, poveretto. Poveretto, prova a sfidarmi. Ma l'insicura qui, dov'è? Ma dov'è? Adesso non voglio anticipare nulla, ma vi dico soltanto che caspita se Clyde si pente di questo momento nel quale ha fatto il furbo. Quindi, quando una donna, seppur innamorata, però no? E allora non c'è amore che tenga quando si parla di amor proprio. Poi certamente, certamente continua a stare, insomma, lo sappiamo come è finita, quindi però tant'è, niente male, eh? Allora, ragazzi, io direi che ho terminato le letture, ma prima di lasciarvi devo dire che l'autrice lo sa, ma io amo particolarmente scovare dei momenti nei quali l'autrice parla a se stessa. Lei lo sa e sa anche che mi capita solo con lei di scovare dei momenti come se di riflessione. E adesso ve ne do prova e ne leggo qualcuno. Intanto è entrato, forse si è sbagliato, è entrato Massimo Villa. Ciao amico mio, ben arrivato, sono qui, puoi andare via subito, se vuoi. Non sono nella Feltrinelli più grande d'Italia oggi, ragazzi, ve lo dico, per chi sa, sa. Allora, le definisco le perle di Arianna e abbiamo ancora qualche minuto da dedicare a questo. Andiamo in ordine, cominciamo da pagina 10. Tutte le ho segnate. Salve. Massimo Villa, salve. Non ho parole. Salve anche a lei. Oh, sentite questa. La vita non è mai come te lo aspetti. A volte basta imboccare una strada diversa, oppure dar retta a quelle voci che si sa, hanno sempre ragione, quelle che ti indicano la direzione dove tutto è possibile. Dove basta indossare un vestito nuovo, un paio di scarpe in tinta, i guanti di pizzo e un cappellino grazioso per essere una persona per bene. Gli stessi che indosso oggi. Ma non basta ripulirmi e lustrarmi a festa per farmi sentire dalla parte giusta. Quando senti certe notizie, sembra che non ti riguardino, come se appartenessero a un altro mondo, il mondo ovattato dei sogni e degli incubi. Io ve li leggo a raffica, ve li leggo a raffica, ma sto vedendo Berrettini. Vai a vedere Berrettini, Massimo, anzi, poi dimmi come finisce. Allora. La ricchezza non è proprio un valore assoluto. A turno siamo tutti senza qualcosa, senza cibo, senza stipendio, senza locale. Ora non resta che sopravvivere. Dite qualcosa di queste meravigliose perle di Arianna. Oh, fatica con voi. Sentite questo. Come iniziano i cambiamenti? C'è qualcosa che li precede? Certo, a ripensarci dopo sembra tutto lineare, ma prima è solo caos. Mi mette sempre un po' a disagio trovare conforto nella serenità altrui, non so perché. Mi affascina e allo stesso tempo mi inquieta, come se dovessi fuggire da qualcosa. O come se quello che cerco alla fine mi respingesse di continuo.
cose importanti riusciamo a dirle quando siamo sulla soglia, tra l'entrare e l'uscire. Ah, quell'espressione tra lo stupito e il compiaciuto, quella che hanno spesso gli uomini quando nello stesso tempo ti amano e ti sottovalutano. Pagina 111. Stupenda. C'è sempre un prezzo da pagare nella vita, giusto per ricordarci chi siamo e dove stiamo andando. Cioè, lette così, no? Sembrano delle massime. È pazzesco, eh? Chiudo così, chiudo con questa. Forse non avere niente è l'unica forma di libertà possibile. Direi che chiudiamo così. Bonnie Parker. Un destino chiamato Clyde, Arianna Desti Tomaffeo, Morellini Editore.